Abbiamo bisogno di incontrarci tra compagni, ma come stiamo facendo non solo tra compagni, con altri, con la gente, con i cittadini. Di questa vostra festa e di tanti altri. E io direi che abbiamo bisogno anche della serenità che danno queste feste, del senso di fiducia, di forza, di slancio, che viene dal trovarsi insieme come qui, stasera, perché non possiamo nascondercelo, lotta anche su scala mondiale e su scala nazionale. E c'è necessità, una grande necessità, non solo di combattività, ma di intelligenza, una grande capacità di iniziativa, che è riconosciuta di questo partito nostro, del Partito Comunista Italiano, del Partito di Grazia, di Togliatti. Misure con appuntamenti importanti, con svolte traumatiche che stanno avvenendo su scala mondiale. Io direi anche con situazioni imprevedibili, qualche volta sorprendenti. A Carlo Invenio pure ho fatto qualche difficoltà, lo confesso, ce l'ho messo parecchio a capirla quella crisi. Sarà colpa mia, ma non era facile, se penso alle vicende. Questa crisi è cominciata tanto tempo, non solo da agosto, prima, se io ricordo. Se della Settimana Santa o prima o dopo, un ministro cattolico, il ministro Andreatta. Se siamo arrivati a un episodio disgustoso, è difficile stare insieme tra chi ha fatto questa operazione di disgusto. Invece no, c'era disgusto, ma poi no, non c'era disgusto, tant'è vero che quegli stessi che si erano fatti disgusto, poi si sedettero, forse, nello spirito pasquale allo stesso tavolo, perché se ricordo bene si giunse a qualche cosa di senza precedenti. Il Consiglio dei Ministri che si riunì e non riuscì a concludersi, tale era il dissenso, la frattura da parte dei ministri. Io veramente rissa, e io anche qui forse mi sbagliai, pensai compagni socialisti, compagno Craxi, lo sbarellamento, lo chiamo così, del bilancio dello Stato, il superamento delle cifre che erano state date, l'urgenza, la necessità, oramai, di fronte alla verità, di prendere posizione, di intervenire, di scegliere. Io speravo, compagni socialisti, di battersi per un'altra politica.